Halloween sta arrivando! La vita oraculare è già arrivata! Ma che dentini che ha! E Ale è uno scarafaggio vampiro! Perché Ale la cucaracula, la nuova versione della mitica cucaraccia di Ravensburger in versione vampirica. La storia dice così: in una notte di luna piena, il nostro scarafaggio vampiro si aggira per le stanze buie del castello. Scova vampiro dispettoso con la luce, sorprendilo e scaccialo. Chi riuscirà a raccogliere più gettoni candela e scacciare via la cucaraccia a vincere? Facciamo il giro di scatola! Facciamo l'unboxing! Io corro a prendere la telecamera. All'interno troviamo le istruzioni che vedremo durante la nostra sfida, i gettoni candela che dovremo andare a conquistare, dei gustosissimi gettoni aglio e un pezzo di muro. Infatti andremo a costruire tutta una scenografia con questi elementi. Che spettacolo! Castello, stanze, guarda quanti muri! Una catapulta, vai! Aglio. Questa cosa meravigliosa è il tabellone di gioco fatto da due parti. Che carine le pedine, Ale! Sì. Sono dei bambini coraggiosi che vanno a scacciare la cucaracula dal castello. Io voglio quella azzurra. Ci avrei scommesso. Beh, allora io prendo quella gialla. Dado e supporti per il montaggio. Questa cosa spettacolare, Ale, la catapulta con torre schiacciatrice. Hai visto? Pam! E parte la cucaracula. C'è anche il simbolo della cucaraccia sopra. Ed eccola qua, infatti. Eccola, ragazzi, la cucaracula Xbug robotica che se ne andrà in giro come una pazza per il castello. Ta-da! No, che colori spettacolari! Questa combinazione nero e rosso, molto Dracula. Guarda che belli i disegni sopra. Dai, aspetta che vengo vicino. Lì si accende e vediamo i disegni. No, draculosissimi, veramente spettacolare. Prova ad accenderla, Ale. Vado, è eccola. Partita come una pazza, è proprio lei. È la cucaraccia, cioè la cucaracula. Andiamo al montaggio. Cominciamo dai piedistalli per montare le pareti. Eccolo qua. Adesso andiamo a posizionare le pareti. Cerchiamo la corrispondenza, in questo caso tra le coroncine sul pavimento e quelle sul muro. E sarà così per tutte le pareti del castello. Si possono anche piegare così, interno e esterno. Voilà! Otteniamo, ragazzi, uno spettacolo di castello con stanze labirintiche. Adesso assembliamo la parete con la luna. Qui andremo a mettere i gettoni candela, pronta per essere agganciata al nostro castello. Proprio così. Voilà! Qui andiamo a fissare la catapulta e così lanceremo la nostra cucaracula. Wow! E ora andiamo alla sfida! Spargiamo le candele dell'avversario, così siamo imparziali, sul campo di gioco. 4 candele. Eccoci qua. Tutte lontane. Grazie, Ale. Noi bambini siamo nella stanza dei bambini. Per uscire dobbiamo passare attraverso la porta, che è questa qua, sì. E tirare il dado, perché noi siamo coraggiosi. Ho fatto 3. 1, 2, 3. Ogni stanza vale per una casella. Obiettivo: andare a prendere le candele. Quando, mettiamo che tu hai fatto già un turno, riesco ad andare nella mia stanza, prendo la candela e me la porto a casa. A meno che, occhio, perché lei intanto si azionerà, ragazzi. E cosa succede? Se per caso lei mi tocca, ding, devo gridare e andare subito a tornare in camera. Mi sono spaventato. La mia candela, ragazzi, ho preso finisce talmente tanta paura qua che l'ho persa nel listello, purtroppo. E la prima fase del gioco, ragazzi, finisce quando non ci sono o più candele sul campo di gioco oppure il listello è pieno. Scegliamo, come sempre, chi comincia con l'app GBR. Vai, Ale, vediamo chi comincia. E occhio dove va la freccia. L'app la potete scaricare, ragazzi. Io va verso di te cliccando sul link che trovate nelle info del video. Io lancio il dado e io aziono la cucaracula. Vai, Ale. 3. Ok, puoi uscire dalla 1, porta. 1, 2, 3, no. Ma ti stai seguendo? Ti è andata molto bene. 1, 1, 2, vado verso la mia candela. Obiettivo, 3. Presa. Occhio, brava, sei caduta da sei sola. Da sola. 1, vado di qua, che pericolo, ragazzi. Attenzione, c'ho già paura. No! Tutti e due. Tu e tu devi mettere lì la tua. A chi toccava adesso, ragazzi? A te. Bene, speriamo che sia così. Allora, 2, mi sono dato un colpissimo. 1 e 2, ma perché sta sempre lì la cucaracola? 1, 2, 3. È il caso di cambiare zona. Ma io, coraggioso, faccio un bel 1. Mi fermo qua. Voglio andare 3. A prendere quella candela. L'ho presa. L'hai presa? Brava. 1. Ho preso la candela, ragazzi. Ci sono mia. Ma la cucaracola è lì. 1. Che sta vicino a me. Ma 3. 1, 2 e 3. Mi stai seguendo? Ce l'ho fatta, ragazzi. Ma perché è venuta di qua? 1, 2. Ma gira come una pazza. 3. Allora, dove vado? Dove andrò? 1, 2, 3. Sì, no, ce l'ho fatta. L'ho presa un'altra. Ehi, devi tornare lì. La candela puoi lanciare intanto. Sì, sì, vai pure. Ok. 3. Ok. 1, 2, 3. Benissimo. Allora, nel frattempo, scusa, ho lanciato male. Vai, 1. 1 era. Dove devo andare? Di qua. Via, vai, 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 Ale. Ho preso la tua candela. 2. Non so perché. Oh, brava, sei già arrivata lì. 2. 1. E 1, 2. Sì, sono super stanze giganti. Vai. Occhio, non mi ha mai colpito. 2. Ale, vai, scappa. 1, 2, presa un altro. Forza, fammi scappare.
fare? Due. Devo tornare nella stanza. Uno e due, vai. Non puoi lì, non puoi saltare il muro. Ah, hai ragione, scusa. Uno e due. Due, perfetto. Ma vabbè, non so cosa ho fatto. Andiamo avanti così. Uno, due. Uno, due. Sono un bambino salterino. Tre. Uno. Dove vai? Due, posso passare di qua? Sì, no? Vai. Ok, tre, va bene. Ragazzi, è Concita. Non mi ho toccato, hai visto che bene. No, no. Uno, me ne manca ancora uno. No, vai, fantastico. Tre, perfetto, ho preso la candela. Adesso tu stai riposando, giusto? Sì, posso okay. stare lì ormai. Devo tornare indietro. Tre, uno, due, tre, forza. Ce n'è uno, forza. Tre, sì, fermate con la cucaracula. Riassumendo, io ho tutte le mie candele. Ma dai. Tu invece ne hai due sul listello. Via la catapulta. Primo dei tre lanci, Ale, vai, attenzione, per il primo gettone. Niente da fare. Sopra la luna è passata. Secondo lancio, occhio. È tornata in nel bagno, castello. È andata in bagno. Terzo lancio. Quindi ti riprendi il tuo primo gettone. Grazie. Poi hai altri tre lanci per il secondo gettone, vai. Questo è andato in orbita. E addosso alla nostra televisione. Secondo. Ma... tornate in bagno. Ultimo lancio. Vai, bravissima. Sempre al terzo. E ora c'è la candela multicolore. Tre lanci per te, tre lanci per me. Vai, vediamo se conquisti il gettone aggiuntivo. Bagno. È sempre il bagno. Secondo lancio. Ultimo lancio, attenzione, occhio, sì, nel fossato. Ora tocca a me, ragazzi, se riesco a mettere la cucaraccia dentro la luna, vinco, perché adesso siamo pari, occhio, Ti aspetto. Pronta a ricezione? Pronta. Vai, uno. Sì, sì, bravissimo. Tieni il gettone, sì, te lo ragazzi. Per la rivincita. Esageriamo, ragazzi. Andiamo a ridurre, come vedete, la superficie della luna con questo accessorio. Sarà ancora più difficile fare centro. Ma non solo, apriamo il varco della catapulta e la nostra cucaracula potrebbe finire. Dov'è la nostra cucaracula adesso? È scappata, ragazzi. Eccola qua, l'ho trovata. Ah, bene trovata. Dicevo, potrebbe finire qui all'interno. Se finisce nella catapulta, allora il gioco si ferma e i giocatori possono provare, se ce l'hanno, a liberare un gettone che sta là dentro. Con un tentativo solo. Certo. Andiamo a rimettere i gettoni, ragazzi. Uno qua poi. Che dai, occhi chiusi. Uno nel bagno della cucaraccia. E uno qua, ragazzi, in mezzo alle scartoffie. Ne ho messi 5, tra l'altro. Grazie, Ale. Inizia il giocatore che ha perso. Dov'è la cucaracula? Eccola qua, sei pronta? Pronta. Zzz, è partita, via. Vai, lancia. Tre. Vai. Uno, due, tre. Ok, tocca a me. Due, perfetto, mi sono già autoribaltato. Via, vai, via. Uno. Veloce, veloce. Vai, vai, fammi uscire. Tre, ok, vado stop, a prendere stop, questa. Stop, ah, stop, 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 tutti. Stop. Prendo questa che c'ero arrivato. Spegni la cucaracula. Perché lei è andata in catapulta. Però diciamocelo, nessuno di noi ha delle candele qua. Allora, quindi basta rimetterla niente. Al posto di giusto. Partenza. Vai, Ale, tocca a te, ripartita. Uno. Uno. Ok, non ha toccato ancora nessuno. Tre. Uno, due, tre, vai, seconda candela. Tre. Perfetto, bene. Uno, due, tre. Potevi prendermi la mia candela? Ma infatti ero stata. Uno. Vai, lancia forza, Ale, un terrore che mi tocchi. Due. Uno, due. Oh, incredibile. Incredibile. Vai, sono tocca a te, Ale. Sono andata dall'altra parte. Vado dall'altra parte, auguri. Uno, due, tre. Veloce. Non mi ha toccato. La strada. Uno Ciao. E due. Vai, mi hai anche salutato. Scusa, Ale, ma mi scappano. Guarda dove è andata, guarda dov'è? Toccata lì. Tre, l'ho preso. Vai. Tre, uno, due, tre. Fermi, attenzione. La cucaracula è qua, ma nessuno ha dei gettoni qua, quindi la rimettiamo qua. Via, tocca a me lanciare, ragazzi. Qua, qua, è qua. Uno, uno. Quindi devo tornare in camera e mettere qua un gettone. Muoviti. Tocca a te. No. Ti ho toccato. Bene, ricomincio io. Due, uno, due. Vai, Ale. Due, uno, due. Ok, fermi. La cucaracula è finita qua, ragazzi. Quindi gioco fermato. Abbiamo diritto a un lancio per recuperare il gettone. Vado, Ale. Vai. Attenzione, c'è anche la luna. Sì, ma sei super. Ale, non ti ostacolo, vai. Attenzione. Ora rimetto qua la cucaracula. Incomincia tu, Ale, vai. Tre. Tre. Che numerone. Uno, due, tre. Sei andato a prendere? Sì, ma. Stop! Tre. La cucaracula è tornata di nuovo in catapulta, Ale. Quindi puoi fare un lancio, non ti ostacolo, per recuperare il tuo gettone, vai. Ora proseguo, avanzo di tre. Uno, due, prendo la mia. Vai, Ale, veloce. Sì, scusa. Vai. Dobbiamo tornare in cameretta. Forza, prima. Ti ha toccato. Ma no, due volte. Basta, fermati. Vai, aspetta, ho fatto tre. Uno, due, tre.
Ah, tu sei già lì? Sono già lì. Ah, ok, stai riposando già? Due. No, perfetto, vabbè, sì. No. Io ho già i miei 4 gettoni, Ale. Tu ne hai 2. Ma sei super. Vieni a lanciare. Tiro da qua che tanto la mira Vai. È giusta, eh. Uno. Quasi. Terzo tiro, perdi il gettone. No! Sì, vai, ho già vinto. Hai già vinto. No, ragazzi, non è detto che ho già vinto, perché alla fine abbiamo un ulteriore gettone. Questo però lo devi fare, Ale. 3 tentativi, vai. Quasi. Mi sono schiantata sul... 2. Se questo non lo fai, è andata. Ma sì, per fortuna che c'era la luna. Io ho 4 gettoni, tu ne hai 2, anche se ne conquistassi uno là, io no, ho vinto, sì. Già, possiamo dichiararti campione di cucaracula di casa, yeah. Ma adesso ragazzi è arrivato il momento di sfidare lei, la cucaracula. Saremo noi in squadra contro di lei. Come è cambiato il nostro castello, ragazzi? Abbiamo messo 2 gettoni aglio nel fossato e 9 gettoni aglio nella camera da letto. Che bello. Per proteggersi, no? Come è cambiata la disposizione di gioco, ragazzi? Sono comparsi gettoni aglio, 2 qua e gli altri nella cameretta dei bambini. Ma ti pare normale? E insomma, odoroso. Lo scopo del gioco è girare tutte le candele, quindi non tenerle per sé, che vedete in giro per le stanze sparpagliate. Questo senza farsi beccare dalla cucaracula. Se ci colpisce, un aglio finisce nel fossato. E se noi finiamo tutti gli agli, che succede? Perdiamo e vince lei. Se noi invece la spaventiamo con tutte le luci, vinciamo noi. I gettoni aglio che però sono nel fossato, possiamo recuperarli. Giusto, se lei finisce qua, ragazzi, sulla torre, allora il giocatore col gettone si parte dal più giovane, poi ce lo si scambia. Se riesco a fare centro, no? E la cucaracula passa dalla luna, recuperiamo tutti i gettoni, sono nostri. Se va nel passato, recuperiamo un solo gettone, altrimenti niente. Niente. Faccio partire la cucaracula, vai Ale con Carlo. Lancio 3. Ottimo numero. 1, 2, 3. Siamo una squadra. Allora, via, si esce dalla porta. 1, 2, vado a caccia delle mie. Una accesa. No, purtroppo mi ha toccato. No, vai, Ale. Lancia, devo lancia. Darlo purtroppo. No, devo ripartire da qua. Sì, 2, 1, 2, vai. Ok, attenzione, 1. 1. Ok, bene. 1, perfetto, ma non sono riuscito 3, 1, giro questa accesa. Ok, tocca a me. Vai, forza, 3. Vado a questa. Ok, la girata, benissimo. 3. 1, 2, 3. Attenzione, attenzione ragazzi. La cucaracula è andata nella torre, quindi si ferma il gioco e posso andare a recuperare l'aglio. Vai. No. Vai, io lancio. 1. No, volevo almeno 2 per andare a accendere la candela. Accesa un'altra. Bravissima, Ale. Così dopo mi aiuti. 3, vado ad accendere subito questa. Ok, attenzione, sta 2, arrivando qua. 1, 2. Anche le mani. 1, 2 e 3. Ciao, che ci fai lì, Ale? 1, 2. Giriamo qua lei dall'altra parte. 3, perfetto, c'è anche questa. Attenzione, no, non toccarmi. È andata via, sì. 1, accendo, attenzione. Accendo. Non mi ha toccato, non mi ha toccato. Ha toccato il gettone, ma ce ne sono una qua, 3. Corri, okay. Corri. 1, 2, no, 3. No, un gettone. Vai, quindi tocca a me, tu non devi fare nient'altro. No. Ok, 2. 1, 2. Accesa. Aspetta. Devo tornare in camera. Te la giro io, corri, vai. Corri. Ok, attenzione, tu sei lì che riposi. 1, 2. Attenzione, boh, abbiamo un sacco d'aglio. 1, 2, 3. E attenzione. Vai. Oh, siamo riusciti a sconfiggere la cucaracula. E il gioco, ragazzi, è bello divertente, perché ci sono molte varianti, sia nella versione challenge sfida, e poi c'è la versione a squadra, che anche questa è molto divertente. E poi è imprevedibile, ti mette un'ansia. Ma dappertutto, sì. E se questo video, ragazzi, vi è piaciuto, mettete un pollicione. Iscrivetevi al canale YouTube GBR per non perdervi i prossimi video. Ciao.